regalo d'autore, dono artigiano. Questa è la bellissima sala degli specchi di Palazzo Brancaccio. Un'idea per tutti i nostri utenti di venire a testare proprio questi prodotti selezionati appositamente da Claudio Arcioni. Allora, adesso siamo in uno stand particolare perché Claudio ci presenterai una qualità di rum un po' speciale. Mi spieghi perché? Lo spieghi ai nostri utenti. Bene. Qui abbiamo tutta una serie di grandi distillati dove abbiamo questo rum che proviene dalle Filippine. Una cosa strana perché in Filippine non ha questa immagine del rum, ma il più grande produttore di canna da zucchero. Abbiamo un rum molto profumato, molto morbido, un rum che piace molto alle signore perché ha un gusto un pochino più delicato. Lo abbiniamo con un ottimo cioccolato fondente ad alta percentuale di cacao ed è un rum veramente eccezionale. Una rassegna importante, Claudio, soprattutto così a ridosso delle feste. Andiamo proprio a parlare di numeri per orientare i nostri consumatori agli acquisti natalizi. Tu che tra le altre cose, oltre che essere l'architetto qua straordinario, hai anche uno delle enoteche più importanti della città di Roma, appunto come dicevamo poc'anzi, datata ai primi del Novecento, ecco. Dove pensi che stiano andando gli orientamenti del consumatore per questo Natale 2015 per quanto concerne i prodotti eno e gastronomici? Ma io vedo che c'è una tendenza verso i prodotti eno gastronomici perché ormai le case sono piene di oggetti tutti quanti e si va verso un vecchio gusto del regalo, non diciamo alimentare perché ormai si consuma bene tutti i giorni, ma il regalo un po' ricercato, quindi un ottimo cioccolato, un ottimo dolce, un distillato particolare. Quindi c'è questa tendenza oggi a scoprire la qualità e il buon gusto. Io chiuderei con una parentesi sulla cioccolata perché avremo modo, qua ci sono tanti bambini che insieme agli adulti no, orientano un po' i consumi. Allora vediamo se abbiamo, posso avere un cioccolatino? Grazie e chiamiamo qui un partner importantissimo. Allora... vediamo, ecco qui, un cioccolatino per questo bimbo splendido, anzi quasi un ometto. Come ti chiami? Claudio. Allora, Claudio, tesoro, intanto devi dirmi se questa rassegna ti piace e se hai visto qualcosa che tu compreresti col tuo salvadanaio. Mi piace, vorrei comprare... tutto? Sì. È fortissimo. Appunto dicevo, Claudio, qua ci sono tante famiglie che vengono con i bambini, no? Ecco, come pensi che si possano orientare dentro questo meraviglioso percorso che tu hai creato? Beh, abbiamo proprio un salone riservato al dolce, dove abbiamo torroni, cioccolato, panettoni. Ma che tipo di cioccolato ti piace? Al latte o fondente? Tutti e due. Tutti e due. Quello con il nocciolo o con la gianduia? Gianduia, quindi hai già i gusti molto molto chiari. Allora io ringrazio Claudio e Claudio. Allora vorrei che però ci avvicinassimo un po' alla telecamera e che Claudio in particolare, vieni qua davanti a me tesoro, facesse gli auguri di Natale a tutti i suoi amichetti. Come diresti loro che ti guardano in TV? Ciao. Ciao, felice Natale. Ciao, felice Natale. Bravissimo.